Sì, è del virologo del San Martino di Genova, il dottor Matteo Bassetti. Dottor Bassetti, guardiamo se è collegato via satellite. Matteo Ah Bassetti. sì, senti, Sì. Stellina, siamo in Italia con un po' di buon senso, facciamo quel che ci pare. Guarda, ci faccio una bella letterina col timbro di San Sì. Martino, dico che devi fare una visita medica, vieni qui e ti faccio un controllo anatomico. Bassetti, con chi parla? Scusi, Bassetti. Bassetti. Senti, anzi, visto che c'è una certa esperienza sul campo, ti faccio anche un tampone, ma non quello rapido, eh? Quella a lunga durata. Lo vogliamo dire o non vogliamo dire che c'è una lunga durata? Bassetti, Bassetti è in televisione, Bassetti è in onda, Allora, tiriti, guardi, ecco, è in onda. che mi si dica che sono dell'altra sponda non mi va, No, cioè, ma con tutto detto. rispetto per la categoria, c'ho un collega urologo gay che è una bravissima persona, Sì. però io sono della vecchia parrocchia, No, che non problema avvertivo ce che l'ho? era in onda e comunque non ci sarebbe nulla di male. Andiamo subito al sodo. Allora, ha visto che a Natale e Capodanno si può uscire dal comune, ha visto? Allora, guardi, io credo sia giusto anche perché in Italia noi amiamo le tradizioni, eh. Passare insieme il Natale, No, scusi. le tradizioni di fare un po' come cacchio ci pare. No, non è Ma così, sì, il scusi. DPCM è importante, ma poi gli articoli ognuno se li arrotonda come gli viene meglio. Cioè, No, lei ha mai no. pensato veramente di restare chiuso con le tapparelle abbassate e la mascherina col buco per la siga a guardare una poltrona per due da solo in casa? Ma mi faccia piacere, Fazio. No, non sono Fazio, guardi che ha Sì, sbagliato. infatti, va bene, uguale. Non è Cioè, uguale, i non è uguale. DPCM bisogna anche saperli Sì. scrivere. Questi sembrano scritti da un veterinario, Cosa scusa. sonno, Bassetti? Non è che per caso vuole scendere in politica? Ci sono voci di corridoio che... La vedo stanco comunque, Bassetti. Allora, guardi, qui le uniche voci in corridoio sono quelle delle suore coi baffi che recitano Rosario davanti alla macchinetta del caffè. Comunque, chi è che le mette in giro? Sono quelli che vanno in TV a Sì. pontificare e sono invidiosi del fatto che anch'io ogni tanto, saltuariamente, faccio capolino No, così sullo cioè, tutti i schermo. Perché giorni, guarda. comunque io in politica non ci scendo, al massimo è la politica che deve salire qui da È me. stanco, ma senti, in che senso? Perché? Che se sale qui gli faccio fare un giro in corsia con le suore, con i baffi, così capisce Sì. Ecco, subito cosa deve fare per migliorare la sanità italiana. cosa bisogna fare E per tanto migliorare? deve comprare delle lamette per le suore, e poi qui è tutto No! da rivedere, cioè non funziona niente. Vede che allora sta facendo campagna elettorale. La Allora, vedo. guardi, io sono un medico che ha studiato a Yale, cioè Lo sono uno so. studioso riservato, secondo me, cioè secondo lei uno come me scende in politica. Beh, lei non è proprio schivo, eh? Allora, intanto dire che faccio schifo è un'affermazione No, ho che non detto accetto, e schifo. poi Ho la detto politica non schivo. mi interessa, anche se francamente io so di cosa ci sarebbe bisogno, cioè Cioè? ci vuole uno con esperienza, cioè con carisma, con competenze, magari pure con un certo fascino, cioè Ho pensato con un ascendente sul sesso femminile o medico. tipo Burioni, questi Ma grandi. veniva, allora provoca, scusi. No, Ma no. quello lì con la cofana in testa c'ha l'ascendente giusto sulle soglie, le letrighe dell'acquario di Ma non Fazio. Poi è quali così. competenze? Che l'ultima volta che quello è stato in corsia era per curare la pellagra. Ma no. Vengo qui e mi piglia per scemo. No, non la pigliamo E per scemo. mangio un Vai, resti tosta. lì, Ma resti lì. Non che... vada a prendere il tosto, resti lì che torniamo, dai.